Bentornati a tutti! Salve! Dalle sabbie di Taralis. No, vicino sbagliato. Zufa. Oh, no. Sbagliato. No, questo è... Swatter. Star Wars The Old Republic. Questo video che iniziamo dopo aver giocato almeno un po', sono passati almeno 25 livelli, dove... Il video scorso che cosa eravamo? 10 forse? 10. Dove ho la mia bellissima... Il mio bellissimo... Sabbia scooter! Effettivamente, stai pure un po' all'indietro da Tamarro. Sì, guarda. Cioè, yeah, sono cattivissimo, capito? Sì, è tipo... Non ho capito se lui che guida... Cioè, che si tiene attaccato... È possibile. Comunque, è vero che in un'intervista George Lucas disse che doveva molto anche al 2 di Frank Herbert. Ma io non così pensavo tanto. Che gli dovesse così tanto. E comunque, se siete mai passati tra le parti Zulfarak... Avete idea di dove ci troviamo più o meno, anche se si tratta di un gioco che viene 8 anni dopo. Dettaglio, un dettaglio. Comunque, adesso mi sto divertendo, questo si può dire. Il gioco è passabile per essere uno come tanti altri. Mi guarda in maniera strana. No, perché, ok, sì, è carino... Io nel frattempo guardo tempo, la mappa cercando di capire dove devo andare. Però, ti ripeto, non... Guarda, ti confesso, se non ci fosse la storia, probabilmente io questo titolo, vediamo se arriva il mio aiutante, non lo giocherei. Muori! Te lo dico senza grossi problemi. La storia aiuta, sono uccidendo dei droidi, devo fare una missione. A voler andare avanti, ma il tuo aiutante? È dietro, più o meno. Ok. Vet, il mio aiutante è DPS. Qua qui che arriva sempre con la flemma micidiale e credo possa di poter perfino usare ancora scaveggi. Che si dice sulla chat? Ok, niente, si dice chat. Sono su server VP, diciamo. Non mi ricordo nemmeno il server su cui gioco. Facevo per schifo. Comunque, su questo. Non parlare a bassa voce. Ah? Devo essere concentrato per giocare perché sto giocando un Juggernaut Sith cattivissimo, sì, tutte le risposte, infatti secondo me mi sono trovato in più guai nel giocare le risposte cattive, uccidi questo, uccidi quest'altro, che per altre storie. Vi dicevo, Exparlo è veramente a pain in the ass, perché pensavo fosse così lento, ma lento, sapevo, era un tank, ed è speccato tank, dice, sei un imbecille, potevi speccarlo da anni. Vabbè, comunque, a parte queste considerazioni sulla mia imbecillità, è veramente lento, ti una vita. Mentre in confronto? Il Sith Inquisitor? Sith Inquisitor fa più e muoiono le cose. Voi fate più e schiattate voi, sostanzialmente, questo è quello che vi accade. No, fate più e continuate a schiattare per delle ore. Andiamo a questo, devo fare qualcosa. Qui, sì, forse... scoprire. Ah, un'altra cosa particolare di questo gioco è che devi scoprire esattamente, cioè devi trovare sempre un pannello, e il pannello non si trova mai. C'è una regola di Murphy che dice che il pannello è dalla parte opposta a quella con cui vai cercando tu. Questa regola la conoscevo anch'io. Ok, uno l'abbiamo forse riparato. Poi mi dice, continua a fare le shuitpil. Vabbè, io la mia parte l'ho fatta, la missione dice che destroy shielded mark junk droids. Devo distruggere qualsiasi cosa che mi capita sotto il naso. Beh, sei un cattivo. Particolarità di queste missioni è che poi hai sempre una delle missioni bonus. Che cosa ho scoperto con queste missioni? Non è un nemico. Sì, che cosa ho scoperto con queste missioni bonus? Che sono una big fregatures. In che senso vi fregano? Nel senso che se completate la missione principale, prima di aver terminato la missione bonus, che devi fare? La prendete nell'anno, la missione bonus. Ah, cioè, mettiamo prima manca, devi fare quella bonus. Uccidi 10 ratti. Allora, uccidi il grande ratto, missione principale. Missione bonus, uccidi 10 ratti. Ok. Se tu uccidi 9 ratti di 10 e capita che davanti il grande ratto e lo uccidi, l'exp della missione bonus non lo pigli. Interessante. Perché sparisce. È interessante. Poi vi faccio vedere, questa missione bonus... vecchia di Balmorra, livello fino a 14. Non è possibile cancellarla. Te la devi tenere appollaiata. Sì, sulle aloni sì, perché ho perfino scritto per sapere, cioè volevo fare un ticket per sta cosa, per segnalarlo, che sono un bravo bambino, volevo fare un ticket. Ma hanno detto, guarda, lo sappiamo, pigliatelo in culo.
però sono consapevoli. Sì, stiamo facendo qualcosa di solo, oh, se lo dici tu. No, No, l'importante è essere consapevoli in sì. tutta questa storia. Ah, poi diciamo che oltre il mio nobismo raggiungo livelli eccezionali per il fatto di aver preso Armor Mech, un mestiere, hai riparato adesso i 3000 per Armor Mech, che è un mestiere dell'ano, nel senso che va, sì, è vero che fa. Non può essere una classificazione di un mestiere. Dice che è un mestiere anale. Vabbè, per me è stato un mestiere anale, nel senso che l'ho beccata in the chaps perché pensavo di farmi le armature heavy. Peccato che siccome sono diventato demente e non so leggere, per carità che gioco ai giochi visuali perché non No, so no, leggere. non è che non sai leggere, attenzione. Io ripeto di nuovo per l'ennesima volta che non vuoi leggere. Ah, è vero, grande, grande. Adesso hai detto una cosa grande. Adesso beccherò le elite nel culo, quindi me li giro al largo. Siccome non voglio leggere, Bravo. cosa è successo? Che non mi sono accorto che esiste Synthwave, che fa i vestitelli per i Forza Users, cioè i Sith. Siccome sono un imbecille, ho Hai preso la fatto. cosa sbagliata. Sì, mo me la tengo. Tanto sono un pessimo crafter. Quindi sti cazzi. Allora, vi annunciamo altre cose che sicuramente sono Corri un interessanti. po' da imbecille, però, eh. Sì, e c'ho pure la velocità, la corsa velocità. Diciamo quelle cose sono imbecilli. Sono interessanti sapere. Interessante sapere. Per avere lo Speeders, sarebbe la moto d'acqua. Per la moto d'acqua mi fottono perché ci vogliono 40.000 crediti di abilità. Perché la moto d'acqua di per sé costa poco. Il Quanto primo costa? livello, 8.000 crediti. Poi ce ne vogliono 40.000 per impararla. Temo che per imparare quella da 50.000, che Quanta abilità devi avere? ne so, sei Mille ricco, milioni. abilità ricco, se no prendi in culo. Però diciamo che già il fatto, per esempio, che per me, giocando non tantissimo, cioè non sto nerdando tipo il nob di Ciro che tipo 35 culo, 25 culo, ma lui fa i DPS, quindi non E conta. gioca H24. No, va a lavorare, secondo me perderà il lavoro. Però no, dice lavora, però se il Sith è, muori è sicura pure. Bravo tutti a giocare una classe così, voglio dire. E rieccoci di nuovo sulle nelle Sei tabby di Talaris, vi faccio vedere in invidioso, giro. secondo me. Moltissimo. Ma non è si tratta di invidia del pene, volevo ci tenevo a dirlo. Si tratta di invidia perché mi sono preso come al solito una classe di merda e poi ti danno sempre la colpa. Ma di tanto ti prende sempre questa, ti prendi. Sì. Mazza, come l'ho detto, ci ho vaiato a 3000. Ah. Sì, e ciavaiare è abbastanza indigeno, mi rendo Beh, conto. ci mancava il momento. Benvenuti sempre a Tanaris. Tra un po' vedrete le caverne. Caverns of Time. Ah, ci sta pure un vendor qua. Dai, che forse li vendo della merda. Sì, ma è Vai e sopra o vendi. sotto? Io c'ho sempre sto tip a sto giochino. Ma il cazzo di vendor è al piano di sopra o è al piano di sotto? Non lo so, vai e vedi. Vedi, siamo nelle serve. Wind farm. Le Vedi? cose eoliche qua. Secondo me ha preso in culo pure quella. Guarda No. che invece questi vanno Ah, lo ai sapevo che livelli già stava sopra. abilita. Il merdo sovendo. Ma gli vendo un po' di schifezze. Allora, vediamo un po' di vendere la merda. Non c'è la merda da vendergli. Non ce l'hai Possibile. tante schifezze. Di solito ne ho tonnellate. E invece c'è quasi niente. Solito spiglio. Sei il solito mormoratore. Ah, dici? Ma nel frattempo do al mio pet e gli potete dare cose per dire che sei stato bravo. E allora gli do qualche schifezza per dire che sto bravo. Qualche schifezza. Sì, no, gli do quello. Sto contento. E apro sta cosa che chissà quello. Ah, no, vediamo che è quello. Medium Armor. Livello 54. Vediamo il mio mitico pet medium che indossa Medium Armor. Livello 50. Questo è. Potresti. Io questo è il 54. Ma questo vestito. Wow, tutina. Non lo so. Adesso ti lascio. Potrebbe essere che ci ripenso. Che andiamo, Un po' tutina. va. Allora, in questo momento ho tre pet. Ve li posso anche far vedere. Malavan Queen, un leccaculo dell'impero. Il robottino che vi danno quando completate la prima fase delle. Via da Balmorra, vi danno l'astronave, la prima fase delle vostre story quest, e lei che ve la danno all'inizio praticamente. Adesso gli faccio fare qualcosa. Che giustamente è più affezionata a te. Sì, un po' più affezionata, anche perché me la porto sempre appresso, gli faccio cercare per 265 dei minerali. E
Ma le devi dare anche dei premi. Sì, ma mi dicono che pure se la tratto di merda, lei dovrebbe combattere per me. Io ho visto che tanto glieli faccio cercare i premi. I gifts. Mi sono Infatti deciso. ci sono. Non solo se li cerca da sola. Che No, li faccio cercare gli altri. Prima volta li facevo cercare solo, glieli davo. bastardo, sei proprio un Sit, Sith. me lo dicono tutti. Tanto vale far quello. C'hai ragione. No? Ok, ta ta ta. Ecco, adesso muoio di meno, ma giusto le ultime parole famose sono di far vedere come, cosa E succede. fu così Che che. schiatto. Allora, considerazioni dopo questi 25 livelli. Ho 3 mesi di game, mi pare, giusto? Penso che me li sfruscerò tutti. Sfruscio Ce l'hai. è dell'indigenismo, che vuol dire Userò, spenderò. spenderò quello che ho acquistato. Mi sono fatto subito la domanda, ok, ad per adesso il gioco mi tiene incollato, perché io ci gioco, non è inutile dirlo. E mi sta a divertire fondamentalmente. Mi viene la curiosità di sapere che cosa c'è dopo Ripetiamo per la per storia. la storia. Il mio quesito è: una volta al cap, un quesito che posso rispondere una volta che ho cappato. Una volta al cap, che succede? Cioè, che cosa mi terrà incollato a questo titolo? Se non c'è più la storia. Il reroll, ok, mi ha tenuto incollato all'otro, potrebbe convincermi a pagare qui. Però è un quesito che uno si fa, no? Sì, anche se ce n'hai ancora di strada davanti. Sono a metà strada. Questo, diciamo, che è Appunto. un video da metà strada. Oh, se ne volete altri, lo facciamo. Oh, guarda quanto è peloso! Ciao, Ciccio Peloso! Forse devo andare qui dentro, sai? No, la caverna è più giù. Vediamo della gente qui per Viva strada. gli animaletti! Non lo so, ti dicevo, non è male il gioco. Inutile, direi una bugia se il gioco fa schifo. Certo, è un gioco abbastanza classico, cliché. Se sei un appassionato di Star Wars, tipo Ciro, che adesso pare abbia letto, non so dove, sono leggende metropolitane, che se fai tutte le quest opzionali su Che tutti i ti danno? pianeti ti danno 3DBO, il robottino. Dai. Sì, ma secondo me è una di Lui quelle. ovviamente si stava facendo Sì, ma tutte è le una di quest. quelle leggende sulle metropolitane assurdissime. Io sto cercando di rispettare il tema. Ogni pianeta sono 4 livelli. Faccio la quest principale, poco di quelle spaziali, non sto expando. Tipo, Ciro si fa tutte le quest spaziali. Sto cercando di espare tranquillamente seguendo su lui. Perché mi interessa la storia. Sto riuscendo. Sì, non so se è uscito da qua prima. Sì. Lo sto facendo per giocare. Cioè, perché mi diverte sapere come va a finire. Per esempio, su questo pianeta siamo alla ricerca di questo. Dovrebbe essere in teoria il pianeta natale di questa apprendista Jedi, capace di distinguere attraverso la forza se tu sei un buono le tue intenzioni, e quindi è Fregno. una minaccia per i Sith. Ovviamente, se titana, fatana. Allora no, il nostro compito è trovare a eliminarla, insomma, diverse sottomissioni, ma lo storyline principale È quello. sì. Fuoco, fuoco. A chi picchi? Questo è sottolineato sotto, si vede pochissimo. Ma da lontano così la picchi? Ok. Sì, vedi i danni sopra? 85. Guarda, ta 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 ta. Ok. Che cos'è? Ah, finalmente, quello che andavo cercando, il cacchio di compasso. Ok, però vorrei Fregno. mettere un attimo l'autoloot. Perché mi sa che non ci sono. Questo è il secondo computer, quello a cui registriamo, per familiarità ci siamo. Per semplicità nella registrazione, dai. Ci siamo venuti qui direttamente senza, proprio rimettere l'autoloot, perché sennò. Ecco E dove sta? qua. Altrimenti muoio nel tentativo di. E blocco qui anche Sì, perché potresti buttare qualche spell in giro, in allegria. Ah, vedi? Se adesso stage 1, defeat Sand People. Se poi io mi tocca ammazzare prima tutta Sand People, poi provare a usare il compasso. Ma Perché soprattutto altrimenti. parliamo anche della scoperta del mio nobismo terribile. Scoprire dopo 20 livelli che diciamo, qui c'è un posto in cui bindare. Io pensavo che fosse il classico È MMO, vero. che mi bindavo lì E basta. semplicemente per poi poterci tornare. No. Avete il quick travel, che è l'abilità che vi permette di raggiungere qualsiasi posizione voi abbiate scoperto attraverso questi posti, queste specie di pietre, specie di, sono dei Punti di monitor. viaggio, Punti tipo. di viaggio, se io non ci cliccavo, quindi facevo dei lunghissimi viaggi.
Dico subito, non è per questo che ci ho messo 100 anni a expare. Però questo fa capire tanto. Vabbè, io mi segui la storia, sti cazzi, che sono imbecille, volevi dire. No, io non l'ho detto. Sì, certo, brava, brava, brava. Io non l'ho detto, l'hai detto tu. Brava, tu brava. Lo dici. Sì, eccola, il ecumenismo mi mancava. Siete liberi di insultarla voi che non ci ascoltate. Quanto sei scemo. Non ci ascoltano, come fanno? Non è che la dovevi spiegare. Ah. Lo spiegavo a te, non a chi ci ascolta. Ci ascolta intelligente? Non no. È che la dovevi spiegare, ribadisco. Sei a fare offesa. Con due B, ribadisco, ovviamente. No, a questi ne sono quattro. Quanti te ne mancano? Quattro. Mi incazzo. Channel World. In caso la mia incazzatura fa un massacro. Bravo, incazzati. Arrabbiati. Fai una devastazione. Pure se non voglio leggere? Pure se non vuoi leggere. È bello che sto premendo i tasti sotto pensando di avere ancora in mano il G13 e però non le abilità. Non ridanno. Si attivano, no. C'è qualcosa che ne ridà. Ok. Evviva! Troppo parte la prossima di un secondo. 40. Ma sono in automatico? Sì. Sì, ma io non faccio quando riparo. Quando me la 3008? Posso ammazzare quando adesso? Io uso il compass. Ma tappendo in culo. Uso compass. Quindi adesso quella non la puoi fare? Sì, la posso sempre fare. Uccidi 40. Into the dust. Dove è questo qua? Ecco, la mappa non mi è molto chiara. Non mi piace. O perlomeno non mi piace questo modo. Ok. Questa mappa così mi piace. No, brutto. Black. Ah, di qua mi ci devo andare. Credo che quella specie di fiatella sia. Anche fiatella, credo che sia indigeno. Questo pessa alito, no? Alito. Questo alito. Alito puzzolente. Il periodo è che sembrava bellissimo, anche se no. Questo è scavenging, questo scavengisce. Aspetta. Lo riuso? Vediamo se mi dà una fiatellata in qualche altra direzione. No, di qua dice. Sì, guarda, fiatelli. Aspetta, qua non fiatelli. Allora, questo che vuol dire? Di qua? Adesso fiatelli. Ma questo è andato a prendere una missione. Ma secondo te, però, la missione dice che devo seguire questa qua che dice indicare verso di qua o la direzione della fiatella? Boh. Ma la fiatella dove ti dovrebbe portare? Da un tizio, da Art Cazzi e Mazzi. Interessante. Ok, io prima becco quello e poi vedi quello più forte. Dei due mob. Ah, qui ci sono tre mob. Normali, strong e elite. Strong sono piuttosto, quindi, in ordine di importanza, normali, strong e elite. Intuitivo, insomma. Ecco. Ah, guarda, per me non è intuitivo nulla, perché essendo poco dotato di cervello. Ma non è vero, e hai... Per dimostrarlo. Cosa? Secondo te sta qua? Un risultato di qualche test, per esempio? Ah, quello non conta nulla. Ma che secondo significa? Secondo te sta qua dentro, Dart? Sì, guarda, hai visto la fiatella che ti ha portato dentro a questo verde? No. La fiatella è andata dentro quello verde. Lo rifaccio, per farvela vedere? Se lo rifà. Vedi? Ah, oh, ok. Via fiatella. Abbiamo ridotto un gioco a una fiatella. Se solo ci penso. Oh, basti draghi. Secondo me Martin si incazza. Dici, eh? Potrebbe. Potrebbe, sì, sì. Mi stai a coglionà. Aspetta. Io non lo avrei coglionato, però. Ecco qua. Ah, c'hai tanta gente da ammazzare. 40. Ancora. Comunque, no, avanti a te dico, hai tanta gente. Giocateci.
Mi sento di dirvi che ci potete giocare. Io ci gioco. Non ci gioco. Vabbè, a te non ti piace il setting No. spazio-temporale. Tu stai aspettando Ion Free to Play. Il gioco dei calzini, voglio dire. Non è che sei. Però posso dirvi che. Riposteremo i calzini, secondo me. Ah, sì, Sì, me lo beh. sento, perché se tu dici il gioco dei calzini, la gente non capisce, poi pensa che è un insulto. Credo di Oh, averli è anche proprio un conservati. gioco dei calzini. Credo di averli anche conservati, eh. Nella Sì, ma scatola. sì, stanno nella scatola. Quindi, in occasione del lancio del free to play A di Ion, febbraio. nonostante io odi NC Soft più di ogni altra cosa Dai, gioco è perché caruccio, mi però. ha chiuso tabula rasa e quindi ha aperto giochi di merda come Ion. Ok, Oddio, non è tanto di merda merda. altri giochi serissimamente verdosi. Li salutiamo? Sempre stati un po' fiacchi secondo me oggi, eh? Perché? Non lo so, buh. Ragazzi, venici a trovare solo Strike su. Sì, vi dovete pure il server. Un giorno vabbè, ve lo scrivo nel video su che server Non siamo. ci fate caso, per favore. Allora, faccio un salutino. Se siete sul. Oh, ci sono due server in Europa, un solo server RP, PvE. Stiamo là sopra. Cioè, non è difficile. Venite lì, ci fate un Però magari salutino. glielo diciamo, eh. Sì, portate da mangiare o da bere. Si viene a mali vuoti a trovare la gente. No? E che mica vieni a casa tua? No. A me qui nel giochino portatemi qualcosa, dei coin. No, No. eh? Vabbè. Ciao! Ciao ciao!